Buon pomeriggio a tutti. Siamo qui ancora con un appuntamento in compagnia della Romagna. Per chi non mi conoscesse, sono Leonardo Belli, presidente dell'associazione Tetkisit Fiori. È il secondo incontro di quest'anno. Credo sia un momento importante. Siamo qui quattro persone, amici. Credo che amici non siano solo amici di cognome, ma veramente una persona con cui c'è un rapporto da tempo, è anche socio dell'associazione. C'è Franco Casatei, un altro carissimo amico, un poeta, che oggi condurrà un buon incontro. E c'è anche Silvia Bocchini, che è la nipote di Franco Sbrighi, che è a casa malato, quindi sarà qui con noi con lo spirito e seguiremo un po' il percorso. Ringrazio Silvia perché già nel 2016, quando presentavo il primo volume di Franco, La vita con un sorriso, credo fosse una piccolina, una bambina timida, oggi è diventata una ragazza, quindi ci leggerà le poesie del nonno. E credo oggi si possa fare un percorso legato a poeti del nostro tempo. Tra l'altro Mario è anche una grande risorsa operativa per la nostra associazione. Le sue sono poesie che nascono dal cuore. Credo sia più attento al contenuto che alla forma e questo è un pregio per chi non fa il mestiere di poeta. Io comincerei con dare la parola a Franco che doveva presentare, ha presentato un'introduzione di tutti e due i libri e quindi faremo anche un dialogo, un dibattito, leggeremo poesie, alla fine ci sarà la possibilità anche per voi di fare delle domande. Per cui entreremo nell'opera poetica di questi due nostri amici. Ti passo la parola. Allora, un grazie innanzitutto all'Associazione Tetkisit Fiori, sempre benvenuta attiva dal nostro Leonardo Belli e dai suoi collaboratori. Leonardo che tanto si spende per sostenere la nostra lingua dialettale attraverso tanti scrittori che si dedicano ancora ai nostri giorni a tenere viva la tradizione di questa nostra lingua. E grazie ai presenti, segno tangibile che in qualche modo siamo ancora affezionati, debitori a questo idioma di cui siamo in qualche modo figli. Io ho pensato di organizzare questo momento in questo modo. Saluto Mario, saluto Franco Sbrighi attraverso parenti stretti, poi glielo diranno. E farò prima, chiederò a lui e a chi conosce Franco Sbrighi di dirci un attimo un breve itinerario su questo loro lavoro che non è solo un passatempo, ma un modo di esprimere un po' la loro personalità, la loro storia personale, comunitaria, familiare. Chi c'è all'inizio del loro cammino poetico ha insinuato nella loro mente questo piccolo tarlo che li ha spinti a scrivere pensieri, sentimenti, emozioni, lo stupore e i tormenti della vita. Chi e che cosa sta all'origine del loro percorso di scrittori? E perché nella lingua dei loro padri, quando ormai il dialetto sta velocemente scemando nei rapporti quotidiani? Quindi adesso chiederei a Mario di rispondere un pochino a questa domanda e poi dopo a qualcuno che parlerà per Franco Sbrighi. Grazie Franco. Dopo io mi sono avvicinato alla scrittura, alla poesia, nel 2011. Ero al capezzale di mia mamma in ospedale, stava morendo e non riuscivo a morire. Non era mia intenzione scrivere poesie e tanto meno libri. Io scrivevo quelle cose che per avere ricordi di cosa facevo con la mia mamma lì, in quei momenti. Io gli parlavo, lei sentiva, non capiva, non lo so, non parlava più. Qualche volta gli scendeva una goccia da un occhio, poteva essere che aveva capito, poteva essere qualcosa di diverso. E comunque io scrivevo per, a
avere dei ricordi, cosa facevo con lei. Infatti il primo libro, Ricordi, la prima parte è tutta basata sul rapporto con la mia mamma. E poi da lì, grazie a Lelli e all'Associazione del Chiste Fior, mi hanno invogliato a continuare a scrivere, che prima ero un piccolo uccello e poi pare che stia diventando un uragano. Spero di fermarmi perché giornalmente scrivo, ogni giorno scrivo qualcosa. Vuoi che sia uno spunto di un qualcosa che sento nell'aria, poi lo scrivo. E questo è il mio quarto libro che scrivo. E soprattutto, che cos'è la poesia per me? La poesia non è altro che un percorso della vita. Ricordi, realtà, sogni, desideri. È un miscuglio di parole, di pensieri. E siamo arrivati qui. Grazie a voi. Una malattia terribile, il morbo di Parkinson, di cui è ancora affetto, ma che ha superato in una maniera, secondo me, estremamente importante e positiva. E credo ci siano delle pietre miliari, del fondamento in questo suo modo di reagire. Quindi 2004 sono 20 anni che soffre di questa malattia. Credo siano la famiglia, la fede e il carattere. E questo è estremamente importante. Mi viene in mente la poesia di Walter Galli del Passerotto, pieno di problemi, ma lo è Kenta. E credo che questo sia importante anche, oltre alla sua produzione, lui scrive in rima, quindi fa delle zirondelle, con un contenuto, poi le leggeremo, Silvia ce le leggerà, ma volevo anche mettere in evidenza come le parole, e lo dico per tutti, lo dico anche a te, se un medico, innescano gli stessi meccanismi dei farmaci. In questo modo trasformano i suoni, i simboli, in armi che modificano il cervello e il corpo di chi soffre. E quindi, siccome la parola è stata inventata prima dei farmaci, credo siano i farmaci che hanno copiato questo meccanismo del cervello. D'altronde la somatizzazione, lo sai benissimo Franco, è un fatto che ci segue e ci dovrebbe seguire. In più, Franco, che è una persona squisita, mi viene a trovare quando sta bene, prendiamo il caffè, parliamo di tutto, ha fatto un diario della sua malattia ed è molto bello stare con lui. È anche impegnato, è stato sempre impegnato anche nel sociale, la guerra lo ha sempre spaventato. Nel bollettino della parrocchia, che si chiama La Pieve, me lo porto subito, ha scritto una poesia che adesso Silvia ci leggerà sulla guerra. Era il 2016, quindi c'era stata la guerra del Donbass, russi e ucraini, e già allora, ma non c'era solo quella guerra lì, lui scrive questa poesia che non è complicata e che secondo me è estremamente bella, quindi chiederei a Silvia di leggerla. La guerra sporca. Vigliec e di linguin sono ardea, ia decis, ivo propri fe la guerra, senza rispetto e senza dignità, ivo nigea tot la libertà. Un passo a decchi in mezzo a uno, in a rispetto proprio per nessuno. Odi contro tutte le persone, in a rispetto neanche per un bordello. Gli fa salteprare alcune bombe, un spoppiere neanche solo al tombi. Per potenza la nostra comunità, abbasserà solo la buona volontà. Sì, adesso. Se dico qualcosa, anch'io ho soffratto questo presente, anch'io ho alcune caratteristiche che ha già ripreso Leonardo, cioè
suo temperamento pacato, il sorriso abbozzato che mette a suo agio chi lo incontra. La vita della la sua poesia è pluritematica, con la descrizione di temi svariatissimi che toccano vari aspetti della vita quotidiana, dai più seri ai più facenti, diciamo, dalla vita dei paesi, delle borgate, ai sentimenti familiari, all'amicizia, dai paesaggi alla natura, fino agli aspetti più pesanti che la vita si riserva quando accende all'autobiografia di cui parlava prima Leonardo, ma sempre con uno sguardo profondamente pieno di umanità e di stupore. Circa più di un anno fa mi chiese se facevo la prefazione a questo libro che ha intitolato Stagioni, e con questa l'occasione per avvicinarmi ai suoi versi e al suo stile. E ha un contenuto variegato del suo comporre poesia. Adesso accendo qualcosa di quello che ho scritto in introduzione per approfondire un po' la sua persona, la sua personalità. Si avverte la nostalgia per tanti valori e tradizioni che stanno scemando nell'alveo della modernità, che ha cancellato la purità e la ricchezza di un mondo contadino che ha segnato per secoli e secoli la vita dei nostri progenitori. Ed ecco alcuni versi dalla Fogarella a San Giuseppe. I burdel medistambec a Sartetra medistec, una sfida tra calfiambi da scopersi in tentagliambi. Ma Franco traduce, oltre al passato, anche in versi, tanti aspetti della contemporaneità, con una vena spesso burlesca e talora inquieta. Ciò determina come un'amarezza del discorrere dei versi, anche se la mai sottile ironia continua a permeare spesso i testi dell'autore. Ad esempio, al macchi di moderni, detto colpa del progresso, una vita piena di stress, passo, pin, un accidente, detto quel dell'incamento. Oppure i zuma, i simbei a mezzanotte, quando la pera le zecotte, i dovrebbe andare a lì, chi si dà lui che andrà a finire, se tan bi e dentan fum, il considera di su. L'ironia non trattenuta sottende tante delle composizioni. E vi leggerò il frutto proibito perché mi piace moltissimo, che parla di Adamo ed Eva. Lec mi insetto prunamelo che rubete Adamo ed Eva. Qui Eva de vostra ste e tu quanta ministre. Iera signor insinera te, né più in là il leva il candelo. In temezza e paradiso, gli avevo un ordine ben preciso, in aveva dato che in fronte a me l'incredine. Chissà mai ti fatta bontà, il suo fronte come sarà? Un sarapello con una mela e tantetta da vedere. Tesi un morso in del fronte, a quanto è di partotto, e sarà tanto quanto piovere, a cui sorride mai da inerte. E sta fatto che per salire, e sta che confronta il bene. Dopo che è frutto di maniera, il Signore si arrabbia. Qui che forse da Frantemonte sei e tonto quando ha tonto. E sa quando la mazzella, la sua testa gli asciazzella. Qui condannata qua in sta terra, la rambata fa la guerra. Senza sti, come nemico, una dosta fuori al figlio, e si leva da maniera, e se leva da ragione. Se la fosse finita lei, e sarebbe potuta stare. Fare la colpa di quei uomo, e impatire anche tu non. Le curioso un po', e va bene. Avanza però sta fai. Avanza però sta fai. Questo ritmo snello, la sua ritmicità, diciamo, è anche un vantaggio che a differenza di tanti non hai bisogno di leggere l'italiano per capire quello che ti voglio dire, non è una cosa da poco. E sto per
venire dal palazzo ai lettori delle poesie sue. Ecco, per esempio c'è l'autoironia del Parkinson, dove dice: quanta propria non ci fa forza, grinta e volontà, porfiria la malattia, guardi avanti e non di gria. Niente, questo per dire il personaggio, e adesso lascio la parola al nipote e Leonardo per la lettura degli altri testi. Dopo alla fine siamo sbrighi, essendo lui, essendo avendo tutti i tempi, quello che vuole. Sì, vorrei un attimo leggere due poesie che Franco Sbrighi affronta con la poesia la sua malattia. Credo che sì, ve lo possa interpretare bene, credo che abbia un bel rapporto col nonno, sì. Quindi quello che lui scrive probabilmente passa prima da lei che dai figli. E quindi se legge le due poesie che ti dicevo, della prima raccolta, Una vita con un sorriso. In compagnia di Parkinson. Parkinson, difesi da capire, ancora pesta di zelie. Una malattia che arriva all'improvviso, la t'accompagna fin sul paradiso. Non smuora la sua malattia, le campagne che avvotina. Le campagne fino a tende, le morte ad un malone. Quanto comincia a trampare, pensa un dentro di te. Forse è un po' stanchezza, un visino di purezza. E tuttora la diagnostica, le parti sono un po' sbagliate. Dove viene a parlare, o ti lascia stare bene, parla su me. Par questa malattia, non bisogna scappare via, ma affrontare la realtà, con gran serenità. Avconsei un buon dottore, parmi in modo e vostro dottore. Una buona terapia, la cura me la malattia. Una cosa importante, resta sempre tra la gente. Tinta amica, tinta interesse, per non farmi avere stress. E con questo grande amore, quel che blocca è tuo motore, la famiglia e i parenti, e fa stessa sempre contenta. E di stende che è andato qua. Tenta gente e si domanda, in ste modo quel che abbiamo fatto. Sta domanda ricorrente da chi più ha sofferenza. Ma perché è sempre te sé? È un qualcosa da scontare? Odi, guerri, bombi e morte. Andiamo a vendere se tutto urte. Una è chi stis, cleon di stende. Andiamo a vendere, va bene. A penso che non si va proprio te sé. O sputerà mica cambiare. S'avanziamo all'universo, un è proprio più traverso. L'est è fatto quanto preciso, da qualcuno proprio deciso. E se quello di voi in te, quelca cosa è contra fè. Con le nostre ragionamenti, an andiamo in cambio attenti. In te spazi che avendo tonda, an arriviamo mai in te fondo. Su fui spropri, al da qual quel, che sia quel che disco de bel, pansi un po' col testo bene. Chi da te, Italia sempre. Potei fare una carezza, in tu una braccia stretta stretta. La certezza, a quella mia, dentro a noi bisogna guardare. An fac forza, e a voi pensè, che qualcosa alla viene. E trovarà consolazione, che è la disperazione. Tenti domande a sfasè, troppi dubbi che creiamo. A capisco le fatica, certi sgrassi, an carini. Anche all'inizio, quando arriva l'ora di te, dai più grandi un dovrebbe fermo. Non conserva gli spesi, ma la disarire un bisogno in me. E di sé che avendo in sassinè e potrebbe anche cambiare. Ama lo scherzo,
verbale e non solo. Figlio della centuriazione, per cogliere l'indole basta vederlo guardare la centurione romana in occasione della commemorazione che viene fatta in quel di San Giorgio. E lui questa solidarietà la trasloca anche in diversi dei suoi versi. Ma è anche un sognatore. Si lascia stupire dal cielo, le nuvole, la bellezza della natura e dalla vicinanza della persona che ama. Nelle tre raccolte precedenti, alla quarta di cui ho fatto la prefazione, è stato prefatto da personalità di rilievo, da Daniele Gualdi, da qui presente Paolo Torroni, presidente dell'URGO, altra associazione importante per il nostro territorio, e da Gianfranco Loretano. Ma confermo che si è sottoposto a giudizio di autorevoli recensori. Allora, adesso, per completare un po' la sua presentazione, io conosco bene i colori della vita in d'ora e la sera, che potete trovare insieme ai libri anche di Franco Sbrigli, e riprendo così qualche cosa proprio per dare conferma delle sottolineature che facevo. Devo dire che essendo a mia volta figlio della stessa cultura rurale come lui, mi sono sentito interpretato a tutto tondo in tante delle descrizioni sue. Si coglie nei suoi versi un senso di appartenenza a quel mondo della terra, quei solchi arati, a quelle seminagioni, a quei volti scavati di donne e di uomini che hanno dedicato la vita alla fatica. La fatica contadina, certo, ma con dentro una ricchezza di valori, di dedizione, di passione per il prodotto del proprio lavoro, di legame con la propria famiglia, con i vicini di casa, con la natura, le piante, le stagioni. La parola che potrebbe sintetizzare la posizione di Mario di fronte al suo mondo è stupore. Lo sguardo innocente del bambino talmente innamorato della realtà che gli è toccata in sorte che non può fare a meno di amarla, non solo ad occhi aperti ma anche nei sogni. Quei sogni che ritroviamo in tanti dei testi poetici suoi. Leggo alcuni versi delle tre sezioni, sentimenti, emozioni e riflessioni. Sentimenti, da Eport Canella, che siamo accennati immagino. Anziani stessero al banchini de Port, uno stretta peppa, un ente sigar, e poi una stretta a me, un sorriso, un sospiro a sarà per la mattina. Però ultima sera, quante dieci un pioggio e le rivevo mai dal consenso e poeta e scritto. Un ciapo una gran pesce, all'improvviso non sei contento, non va vincato adesso dunque. E mi indurmento. Da emozioni, così è sensazione. Am susvecci e son un mie. La guarda la finestra, le un superpiede, e vento spaziale nuvole, tutta la culata appena luce, la luna quasi piena. Al stelli a li fa compagnia, partorno a letto, arriva a sé. Da riflessioni, poesia lamentese. A sta mantenga che più troppo in vera, te trocchè al distello, non staseva a me, e a me se va. O staseva a me, quanto staseva a pezzi, le robe costisse, mondo migliorato. Quindi si tratta di versi di documenti. Non si possono e non si vogliono perdere. Sarebbe come un tradire se stessi, la
propria storia di popolo che si è abbeverato di un gergo, di usanze, di una socialità che vengono ancora vissuti come stoffa della nostra cultura. Una tradizione che ha fatica a sopravvivere, ma che si ama e di tutto si farà perché non si estingue del tutto dalla memoria e dal cuore. Marco. Prima, quando ho fatto la mia presentazione, ho omesso una cosa. Scrivo per non far perdere le radici, le nostre radici, perché le radici, le radici della massa qui, credo almeno. È vero, a guerra del Culemi, è una maraviglia, è vero, è fatta contrasto ai certi film. L'improvviso, un svegli mio, le muvente che dà fastidio. Dalla spiaggia guardando l'orizzonte verde, un svegli un neve in lontananza. A un certo punto un svegli mio, e vedo, e tu la veste, le occhi. La sposa la ha un vento di chiede, la tira sopra il vaso di marito, un sentimento che tocca il cuore. Parli in paese di Ris, la tira a Toni e il paese di Viris al porte vero, con la faccia ciuteta, le fatiche grosse. Sei che ste vende un po' ingombrente, però e fa parte della nostra esistenza. E quando le sere e i venti ci pioggia, tre a letto, che Dio ne ha. Perché tu mi dici che sono pure un anno, che allora io ho scritto una poesia dedicata alla luna. A tutti, no? Perché... Grazie, molto. Chi mi conosce bene lo sa. La mia vita ha spulsato da tinte, ma mai come adesso da stessa canta. Ha un fil con te, amica silenziosa, te ti sei da sentire e tanto scorso. A c'è da l'uomo che c'è da lì. Tanto tempo per te al mio sicurezza, al mio paura. I miei segni più piaceri, i miei dubbi più profondi, al delusione d'amore, i sogni più maseri, i miei pensieri sono quel che è l'amore. Quando è o mero e fa questo sentimento, grandesso, troppo grande, meraviglioso. Ci grande, amica mia, un'amica che sei, non si trova spesso. A te ringrazierò mai abbastanza, amica Luna. Questa è una di quelle poesie scritte che Franco mi ha evidenziato. Io ho. Usi che oggi le spezzi d'anno, i ricchi quando ci contengono, e oggi i venti tanto quello, sia da grande che da contento, e è triste quando si deve, pieno di costi, se il cuore le presenta. Quando scorgo con quei cadoni, lo vedi io spesso, sta più tranquillo, te ti capisci di si fermi. Se pucci innamorè di prelatente che niega da non vedere, con gli occhi ustisti entrovi, lui tra le spalle, ogni vera parola. Bene, grazie Mario. Però credo che siamo tutti un po' lunatici, quindi è un pregio che non ti preoccupare. Non so. Allora, torniamo a Silvia. Ha scelto lei le poesie e vorrebbe spiegare il motivo, quindi ti passo la parola volentieri. Ho scelto due poesie con il nonno, e perché visto che dovevo leggere entrambe.
una poesia del 2015 che parla di un testo che ho letto quando ero alle elementari, che mi è piaciuto molto perché mi piaceva studiare italiano, e quindi tornai a casa chiedendogli per favore possiamo farci una poesia insieme, e quindi ora la leggo. Un bordel che ti rompì, i suoi ci governano in stile, e su una smontente la vetta, in chiave fila la sucumetta, e vende sotto la carezza, i movimenti o la bellezza. Uscende fila con la mia, la trova in buona compagnia, un verga d'occhi contra me e capobrenga su sistema. Ad là de monte una bufera, me l'ha dotto se fa sera, ho una gran voia attorno ca, e bordella e piasarà, classi a un tiro, ogni malmessa è stata stella sucumetta. Un racconto con un'anima e quindi un qualcosa di più profondo.
Poi insieme a voi, insieme all'associazione, ha iniziato appunto ad approfondire la cosa, a dargli un significato più profondo e si confrontava con noi a casa, noi l'abbiamo seguito perché ci diceva: guardate, ho scritto una cosa, ve la racconto, no? E ce la leggevo. Forse la Silvia era quella più coinvolta di tutte, perché essendo anche la più piccola era sempre per casa e quindi le ha sentite tutte, anche quelle che poi non sono state trasformate, pubblicate, esatto. E successivamente, diciamo così, è arrivato il primo libro, quello che sembrava il traguardo vero, perché comunque quando chi scrive, immagino che scrive ambisca a questo, soprattutto, no? Inizialmente, quindi è arrivato il libro e l'ha pubblicato, l'ha potuto raccontare, e in realtà questo è solo l'inizio, perché comunque nel suo quotidiano lo vediamo che continua a scrivere, continua a mettere sulle cose, e poi è arrivata, diciamo così, la voglia di avere un secondo libro, una seconda pubblicazione, perché nel frattempo aveva raccolto ulteriore materiale, la paura di non poter pubblicare perché comunque nel mezzo c'è stata anche l'alluvione che ha portato via alcuni racconti, alcune cose, e quindi poi invece con entusiasmo è riuscito a pubblicare questo secondo libro, e chissà, come ha detto un po' Mario all'inizio, come ci ha fatto intendere, quella della scrittura probabilmente, dico probabilmente perché per me non è mai scoccata la scintilla, però probabilmente è un on che quando si accende poi non si spegne più, e quindi immagino che andrà avanti. Glielo auguriamo. Ogni tanto mi diletto
anche con poesie d'amore. Qualche cosina, un pensiero l'ho dato anche al resto del Carlino per il 14 di febbraio, per San Valentino, e l'hanno pubblicato. Vabbè. A tua guardia, tra le stelle gira la più bella, una luce che la faceva maraviglia, a sua rimasta in cante, a sentiva de cante, cui ho chiuso sentito profondo, l'era una remissione di fiori di sardè, e l'è presunza da te, o rubi la me, o verti oggi, ci volevo. E per legare la parola contentezza ho scritto contentezza. Avevo vin zughi cor divertis, mami che con grande amore agli alati sostene, farfalle che fa meduzir, par pu farmesso solo i fiori. Felicotto che cerchendo in quella maniera in clanca e pecchi fega una danza vespa. Anzien che andando spasso ma in clamando i sgogli e tu spray al sole. Copi che volendo sben al sapor d'unese la contentezza la spegne, la sella, la si ispira. La Redmondor ispezza la vita. Questa è dedicata a un'amica che ha una malattia molto molto pesante, la SLA. Delle persone che gli ha un coraggio come un lio, malattie che hanno spogli, ostinamente. La famiglia bisogna poter uccidere, i figli da papà per la scuola, i mariti che vanno a lavorare, disti di spiaggia una fatica paurosa. Ma per i figli questi a che venite se io non ho appena. A guardare era un stile sempre sorridente, per la verità un difittino là, lei è slosa. Ha avuto che la capessa, morì traduzzi e torti la contella. Laura, c'è una donna incredibile, duca ti agnarivi in tu monta e in tu niente. I tuoi figli e il tuo marito sicuramente ce l'ha orgogliosa a te, e con te in te i miei mostriciattoli e dà un buon aiuto. Tante persone che sta bene e assolutamente sempre al dovrebbe conoscere e imparare a capire tranquillo e in peso. L'amicizia che te mi regalè è un quel grande a te ringrazio dal profondo cuore. Ero con lei e con suo marito poco tempo fa, prima di arrivare qui, lei ha perso le gambe, il braccio sinistro e ha rimasto il braccio destro che non muove la mano appena. Fino a un anno e mezzo fa lei faceva torte, pane in casa, preparava, la faceva niente. Vabbè. In campagna o io da Giuseppe che non muore mai. Pagina 96. In Tibar, il nostro paese, ha scurito il dialetto, che è la lingua che aveva sempre scorso. Invece di una volta portava la caparella, adesso è il più buon numero. I guerri ancora e camano la luna, e controlla le lunette di cinema. E tempo da smanio, da sempre, e quel da massima che la vecchia giovane si accompagna in tutto un
Ujaza e Kamshe. Non è che mi ha detto tutto di che lei. Ujazi, canpo muri. La vita, ieri il campo perché il scaldena è sciolto. La quassa l'ha data bene al fuoco in pignacina. I fiori, il tosso, la vita dai sole e dall'acqua. Senza qui moriremo. Le insieme con sposta che è la vita. Le quel che i vocabè. Axemè è solo per l'uomo che è sempre me, senza pensare che è troppo strano. È fatta di non essere mai contento, è porta ad una specie di autodistruzione. Giurerebbe che per sé che quando arriva la cemetta, uslessa tutto quel che aveva di vicino. Per quello che avevano te, che ha la sua chita, qui che ne ingrede niente di morire assieme a me. Se ha pensato a campare in umiltà, serenamente, senza pensare, sempre robe strane, poi guadagnerebbe soprattutto la salute, a campare sicuramente con mal preoccupazione. Mario sta preparando un altro libro, è il quinto, quindi una mano, dopo bisogna che ti metti un po' a riposo. Sì, ma c'è questa tua mano. Allora, io andrei avanti in questa maniera. Allora, intanto, come vi dicevo prima nel diario di Franco Sbrighi, ricorda la sua famiglia e le famiglie che sono venute dopo. Quindi questa sera c'è il babbo di Silvia, Ima. Quindi credo che sia una famiglia unita, lo vorrei anche ringraziare per una figlia così. Ha scelto altre due poesie, perché col nonno, il nonno doveva leggere altre poesie, ci spiega un attimo perché le ha scelte, mi pare che... Una piccolissima parentesi, la nostra associazione, fra le varie cose, promuove proprio anche questa possibilità che i giovani parlino il dialetto come lingua, così come si ama il latino, così come si può amare un'altra lingua. Lo sappiamo che nessuno più parlerà il dialetto in casa, quindi non sarà più la lingua della vita, ma vogliamo fare in modo che, e farlo in tutti i modi, il dialetto venga parlato, qualcuno lo parli, che ci siano dei giovani che lo fanno, per noi è veramente un punto di orgoglio. Poi Silvia ha detto che comincerà a scrivere anche delle poesie, ha detto prima, quindi gli passo la parola. Scrivo intanto, non abitualmente, però comunque il fatto che ci sia il nonno con me mi porta comunque anche quando a scuola facendo poesia e ci danno delle consegne e mi confronto sempre con lui. Infatti ho scritto due bozze da presentare al concorso Scrivile e gli sono piaciute molto, quindi con la sua approvazione mi sento già più tranquilla. le ultime due. Non lo sa che poi pubblicherà un libro e lo presenteremo. Allora gli do anche questo, cosa dici? Intanto tieni questo che è un concorso, magari partecipa. Le poesie che ho scelto, una è Covid-19, che abbiamo scelta assieme, per comunque condividere qual è stato il suo, comunque il nostro punto di vista riguardo alla pandemia. Due starnuto col pattozzo, ha un sopravvento in zona rossa, ha un sopravvento come fè, ha un suo ancora sbicello. Ho iniziato un'avventura, tozzo te dalla paura, ha voluto suo intestino, con un branco di infermiere,
Chi sarcheva di dottor, parli in modo un po' dottor. Chi si era rotto al premio in Cina, poi in Italia in Menechina. Un pareva che fosse vecchio e l'aveva sempre detto. A suo neve non svegeva, per la zetta che la snandeva, indicando il sistema quando mi era niente a ferro. A sottolineare la realtà, tutta l'Italia ci si incarna. Tutti i dei erano precisi, era basso e silumiso. Zuga che è di bassa timba, al suo volto a fede quinta. Spiane tutto quel carcere, sulla spesa parla niente. Quel cavolo di farmacia, parli da questa pandemia. Tutto il mondo è a cervello e nessuno spara niente. Vuta a dei che non signor, o se desta punizione, pare che l'aveva fatto, in te non si prega il mal. Il semestre da brighetto, con Francesco a desta fede. Condannessi e bandizioni, passo in questa situazione. I quattro applausi, Samuele, qui è solo destra da sé. L'ultima invece è la tavola della Romagnola, che è una delle, di quelle che aveva scelto lui, che avrebbe presentato lui, che però mi ricorda ogni tanto con qualche frase del testo, e che appunto rappresenta la nostra Romagna. Uiamente la parola, non perché la non la scuola. La nessuno un pezzo di lei, lì la scuola mi sostiene. Usi del tutto la sua fatica, la timbota e l'ansia piga. Un po' scorda, stai a zeta, a destra fa la pensione. Tenta zenta o sia presente, e non solo per te mangiare. Brazzi stracchi, un po' pesanti, dormi sopra che sente lei. Testimonia del passè, azzente chi se ne da te. Bene, allora dai anche al nonno il bando di concorso, perché si partecipa tutta la cosa. Io farei questa maniera, un altro giro di poesie da Mario, prepara le altre due. Poi, no, la parola a voi se volete fare qualche domanda, qualche considerazione. Chiudiamo con una poesia di Franco Casadei sul dialetto e poi facciamo le chiacchiere e chi vuole può comprare i libri. Siamo d'accordo? Bene, Marco. I tempi cambiano, sono cambiati radicalmente. La stretta di mano, la stretta di mano, qui in un tempo, dunque la parola va in terra. L'uomo non deseva mai e contratti era posto. In cui cambiere mai pochere, avvocato chi mangia più di quel che c'è, nervoso chi mangia fede, affini sempre più difetti, tre ore, ore e ore, e t'accetto di, a noi bocca perché, enzi, al più del vuoto indigno di quello. Molte la roba, lei comprende, paghiere, e la vita, la va in fare. Come era bello quando ti perché dopo trattativi che non spora con te, i studenti talmente e lei era fatta. E per te non installa una roba importante. Adesso invece la parola in la conosco nessuno. Ogni più si dà, tu quasi i secchi di frighieri e può sbandare. E non andrebbe finito. A proposito di guerra, che prima si è parlato di guerra, ma secca, ti impingui, questo è un disastro del mondo, e parebbe finito. Zalta Basserra, popolo sterminè, solo per fare chi era di travasse che lei. Dopo tanto tempo, qui è qualche dono che le convinto con sì per stiamo a sentire. Lui dice che è un'invenzione che ha messo fuori i vecchi padroni, le nuove fuori di testa. Certamente non era una festa. Bisogna insegnare a tutti gli studenti che carrobbi e i propri successi. Questa festa che ci posa in piedi. Stasi attenti. A me, hai potuto messo nulla in che posto che lei.
Chi sputa le biblioteche? Io devo dare a una poesia che mi ha un po' sbalestrato Franco, ma che a me piace da matti, e Porticaviello. Perché infine mi sono dentro tempi, mermoso, onde ozziri alli fa sbundle, agli accompagni per sera il marinero che sta da ste, e al mese c'è curti tempi, passe solo al neve. Ieri per de per caledri e per chi scorre. Poi al cheschio sbundle, al va finire pian pian per terra. Tappito di tutti i colori per la contentezza di oggi. Anziani stesero il banchino del porto e tosor fuori i caschieri e si zirì per me, ma se al dovesse apportare in quei livelli un stella peppa, un epezzino e poi un stella per me, un sorriso, un sospiro a salvare me. All'inizio? Ah, te l'hai iniziato, non ho capito, va bene. Allora, altre due, sì, poi la parola è a voi, se volete. Sì. Le ultime due sono Tutti in Paradiso, che è una di quelle che aveva scelto il nonno, e l'altra di quelle. Tutti in Paradiso. E poeta la contenne, integrato nel fatto bene. Un po' da sua situazione. Parò nulla soluzione. I più buoni in paradiso, in che posti più indecisi? In purgatori più umili, all'inferno anche popoli. Quanti a bella dimori, tutti i popoli sei su chi? I vondei in paradiso, alla fine che c'è mai prima. Una bella confessione, ispravera per perdono. Messa che sei, padre terra, al putrano dell'inferno, lo che sei nel proprio tutto, e che non sarai nel degrotto. Farà proprio un po' più grigio, abbasserà un po' il preghiere. Lo che dice il padrone, come farà la condanna? Tutti sta domanda, fatti apposta, agli altri beh una risposta. Lui Francesco gli ha deciso, gli spiena tutti in paradiso. A San Pio, o se per te, la messo neanche caffè. L'ho scelta apposta perché si chiama Silvia e mi piace molto, non solo perché è su di me, ma perché mi piace proprio il modo in cui scrive e le parole che ha usato. Silvia, e tu non tutta carezza, l'hai ritratta la contentezza. Quante fè un bel sorriso, l'hai ritratta il paradiso. Ogni bisogno che ha dei cannelli, quando avvacci del capesso. Tanto in tri con la maniera, un aiuto e un zirindia. Una manga la mandeva, te la letta mi aiuteva, e poi via sorridenta, ci era più contenta. La sedenta contentezza, me un bes e una cresta. Allora, qualcuno vuole dire qualcosa? No, alla fine, alla fine. Ah, alla fine. Sì, se qualcuno può fare una domanda, qualche rilievo, eccetera, siamo qua. Si sentiva abbastanza bene? Sì, sì, sì. Anche per le prossime. Come lo vedete, Franco, come va detto? Va bene, no? È perfetto. Come va detto, ma è bellissimo. È perfetto. Qualcuno? Non so. Nessuno fa domande? Oh, che siete più bravi. Vuoi dire di corretta qualcosa sul concorso? Ah, oddio. Sono due parole. Allora, aspetta. Il microfono. Mi microfoni, grazie. Perfetto. Allora, in merito al diritto, l'associazione che presido, che è Oasis, ha in
detto, un concorso di poesia, e questo concorso l'abbiamo fatto in collaborazione con te, a Sinte Piola. Adesso il mio dialetto non è proprio perfetto, però insomma ce la posso fare, con un po' di pratica ce la posso fare, sì. Con l'Istituto Sciuro di Ravenna. È alla sua prima edizione, il bando lo trovate anche sul tavolino per chi vuole partecipare, la scadenza è il 30 di aprile e faremo la premiazione al chiostro di San Francesco nel mese di giugno. Quindi per chi vuole partecipare, il bando prevede una lirica massima di 30 versi, due liriche per partecipare al massimo, e c'è una quota di partecipazione che pare 15 euro. Il primo premio è di 100 euro e poi dopo ci sono dei premi e degli omaggi in beni del territorio. Questo è quanto per il nostro concorso, che si intitola La Carossa. Sul discorso del galetto, io allora, visto che ho il microfono, faccio anche una domanda a Mario e alla nipote di Strighi. Innanzitutto ti faccio i complimenti, Silvia, perché veramente vedere una giovane che insomma, si avvicina così bene al dialetto è veramente un po' un briciolo di speranza per insomma, poter seminare, poter raccogliere in futuro anche altri giovani che si avvicinano a questa nostra bella lingua. Che... Tre ne abbiamo. Benissimo, benissimo, allora vuol dire che seminate bene, continuate a seminare bene, e questo significa insomma che è la nostra lingua, insomma, qualche speranza di non morire ce l'ha, insomma, e vogliamo non farla morire, perché veramente racconta così bene le tradizioni del nostro territorio che è veramente un piacere ascoltarle. E a Mario, che è sempre molto allegro e molto disponibile, chiedo, ma nei momenti se mai tu ce li hai, momenti tristi, riesci a scrivere comunque in chiave positiva o ti lasci andare al sentimento di tristezza e quindi traduci in versi la tua malinconia, la tua tristezza? Ti ringrazio per la domanda. Mai visto Mario triste. infatti l'ho precisato, se mai... Il mio dottore, il doc. Ecco. Poi restituisco il microfono. Ci sono dei momenti di tristezza, però come avete notato, quasi tutte le mie poesie sono riflessive, quasi tutte. Io nella vita sono rinanciano, io rido, scherzo sempre, la battuta, il barzelletti, infatti vado a tenere compagnia agli anziani del territorio, passiamo delle ore insieme, che è una delizia per il cuore. Sì, qualche volta di qualche poesia triste mi viene fuori, però cerco di non spingere troppo, perché, ripeto, con più si è tristi, con più tristi si diventa. Mentre se uno cerca di tenere il morale alto, anche nei momenti di tristezza, scivola via un po' meglio, no? Perché via via tutto. Però, una visione ottica, una filosofia positiva della vita. Ma sai, io nel 92 ho un incidente sulla piccola, e sarà quello, sarà quell'altro, la penso così. La penso così. Sabato alle 16 ci sarà la presentazione del Paolo Amato, cioè ci sarà Pellicciardi che ha scritto ancora il libro. Noi siamo andati a vederlo a Palazzo Rasponi a Ravenna e lo abbiamo invitato a San Vittore a presentarlo. È il primo libro in dialetto romagnolo, sta parlando della fine del 1600. E noi pensiamo di colmare una lacuna, nel senso che questo libro secondo noi è molto poco conosciuto e merita di più, quindi spero di vedere San Vittore, ecco. Sì, grazie, l'avrei detto alla fine, perché è un momento importante, è l'associazione Sciur che ha fatto collabora anche con noi, che presenta questo studio importantissimo, tra l'altro
ha iniziato a vivere in Romagna dopo aver passato Ravenna, ha fatto la sua tesi di laurea su Colombo, quindi è l'originale qui in biblioteca. Credo sia un momento estremamente importante per capire appunto il dialetto della fine del 1600, quindi è un invito al teatro Vito, sì. Grazie.